Dai. Ehi là, Rosario, allora tutto bene? Immagino. Senti Rosario, guarda che io ti ho chiamato anche perché io tra un'ora c'ho Radio Sport, quindi ne approfitto per farti adesso l'intervista in modo da poterla preparare nella miglior maniera possibile. Dai, ok. Bentrovati con Radio Sport la domenica, tanti gli argomenti che affronteremo nell'arco della nostra trasmissione, ma l'apertura doverosa è per l'Olimpica Basket che ieri, battendo l'Invicta 15 con il punteggio di 90 a 49, si è assicurata la promozione per la Serie C unica, un traguardo raggiunto tra tante traversie, ma con la grinta a tutto cuore, non soltanto della società, ma anche di straordinari giocatori. Di questo ne parliamo e lo ringraziamo per la disponibilità, per aver scelto la nostra trasmissione di parlarne. Abbiamo in linea Rosario Saracino, presidente dell'Olimpica Basket. Rosario, ci sei? Allora Rosario, ho detto in apertura di trasmissione e anche di introduzione una promozione meritata tra mille difficoltà e tutto cuore. È lecito dirlo? Fortificano, i giocatori hanno fatto veramente gruppo e squadra nei momenti di difficoltà e tutti insieme hanno ampiamente meritato questa grande soddisfazione per noi e per loro che hanno scelto l'Olimpica. Insomma, vorrei ricordare che molti giocatori sono scesi di categoria per giocare con noi perché ci credevano in questo progetto e ci hanno messo veramente il cuore come ce lo mettiamo noi da tanto tempo, da tanti anni. Senti Rosario, è inutile nasconderlo che l'inizio non era certamente dei più semplici, poi vi siete trovati anche con la mala sorte, anche tra infortuni vari e roba di ogni tipo. Sì, purtroppo abbiamo perso subito Andrea Colapietro per il problema al ginocchio, poi abbiamo avuto vari infortuni, anche gravi, poi le tante giornate di squalifica che abbiamo subito quest'anno, insomma, abbiamo attraversato un periodo difficoltoso a cavallo dell'anno nuovo, infatti poi abbiamo perso tre partite consecutive, che altrimenti avremmo praticamente ammazzato il campionato già da tanto tempo. Però è andata così, insomma, l'importante era questo traguardo, ma ci rimane ancora da combattere per la vita del campionato, insomma, che cercheremo di metterci anche la ciliegina sulla torta, se sarà possibile, se no cominceremo subito a pensare alla prossima stagione, non appena si Senti, concluderà l'ultima giornata di questo campionato. adesso la cosa più importante è capire e soprattutto chiederti qual è stata la svolta che veramente vi ha portato alla promozione. Diciamo che la svolta credo che sia avvenuta prima del campionato, quando siamo riusciti ad allestire un roster competitivo, insomma io ci speravo molto in questi ragazzi, li abbiamo scelti uno per uno e soprattutto con il rafforzamento, ecco, dell'aspetto societario con lo sponsor Matteo Ferrieri che insomma ci ha dato una mano, non una grandissima mano, insomma come speravamo, comunque voglio dire ha contribuito notevolmente alla possibilità di costruire un roster di valore. E poi con il solito gruppo che lavora con me, Giovanni, Giuseppe, Anna, Italia, Mimmo, insomma il gruppo che veramente tiene questa società e si impegna, ci mette tante energie, tante risorse e soprattutto sta vicino alla società quando la società ha dei problemi, perché poi è troppo facile e comodo salire sul carro del vincitore quando le cose sono fatte. Chi vuole bene alla società e chi vuole impegnarsi lo deve fare vedere, lo deve dimostrare quando la società ha problemi, insomma, i problemi non mancano mai. Un'ultima domanda, Rosario, poi ti lasciamo. Spud Walker, Michael Panaggio, Castoro, Patalino sono alcuni degli artefici, insieme naturalmente a tutti gli altri, tra titolari e panchinari, che hanno dato sicuramente titolo ad un campionato che avete ampiamente meritato. Sì, loro sono
asse portante della squadra. I due americani sono state due scelte azzeccatissime. Michele Cattore, che non lo scoprivamo noi, ma ripeto, sono stato abbastanza difficile convincerlo a scendere di categoria, ma l'abbiamo fatto, sicuramente non se ne è pentito. Abbiamo avuto l'esplosione dei nostri under, Patalino in primis. Insomma, Patalino era già una sicurezza, perché insomma, è già un giocatore formato. Amanzi, Angeramo, tutti gli altri che ci hanno aiutato anche negli allenamenti, quindi si sono integrati benissimo con i titolari. Insomma, è veramente un bellissimo gruppo. Abbiamo anche l'ultimo innesto, no? Carozzo, che viene dai miei amici siciliani, insomma, si è subito integrato, ha dato una mano. Insomma, veramente un buon gruppo che, insomma, speriamo di mantenere alcuni di loro anche per il prossimo anno. Bene, speriamo veramente bene. Io comunque un ultimo applauso lo diamo anche alla tifoseria, perché sono stati veramente bravi, vi hanno sostenuto. Grandissimi, veramente grandissimi, a parte ieri, ma anche quando giochiamo fuori, spesso ci sembra sempre che giochiamo in casa, veramente ci seguono con cuore, con amore, seguono i ragazzi, veramente senza di loro non so se l'Olimpica avrebbe avuto questo successo. Veramente bravi, un ringraziamento particolare a chi organizza la tifoseria. Certamente, staremo a vedere poi il completamento del campionato, che ovviamente ha ancora 4 turni da espletare, e poi naturalmente ci sarà la grande festa per la promozione. Rosario, io naturalmente a nome della redazione sportiva di Speciale News naturalmente vi faccio i miei più sinceri auguri per la vostra promozione, poi naturalmente avremo modo di rivederci naturalmente nei prossimi weekend. Grazie per essere stato con noi. Grazie Mimmo, grazie anche alla tua testata, sempre precisa, puntuale e affidabile. Grazie, continua a seguirci. Perfetto, grazie Rosario Saracino, e noi adesso, come promesso, andiamo con gli eventi della nostra giornata sportiva.